come pari cretina. Mica è svenuto. Lo vedi che sta a dormire. Luca, mica si sarà intossicato. Oh, Luca, magari sei intossicato. Sì, le famose intossicazioni da lasagne. Prisca, porta via mamma, dai, che si impressiona con ste cose. Riderà. Sveglia! Sveglia! Brutto sogno, eh? Ma non volevo svegliare prima. Ma che te sei sognato? Sognavo tuoni, fulmi. Io e te mi sa che dovremmo parlare più spesso, sa. Dovremmo confidarci di più, dirci i nostri segreti. Per esempio, c'è una cosa che non ho mai detto a nessuno. Senta, scusi, Prisca? Sai, io sono cresciuto qua in mezzo a sti campi. Una volta da bambino, un giorno di primavera, andai giù nel bosco a scrivere delle poesie. A un certo punto sentii un rumore. Alzai lo sguardo e vidi un puma nero che mi fissava con i suoi occhi ardenti. Restammo immobili un attimo, poi se ne andò. Non sapevo da dove fosse venuto. Con uno sguardo ci eravamo detti tutto. Un puma? Nero. Dai, senti, adesso vorrei sapere un po' di cose su di te. Sai, io ci tengo un po' a mia figlia. Vorrei sapere come stai fisicamente, come stai messo sotto. Cioè, vorrei saperlo. Sotto? Dai, leviti i pantaloni. Fammi vedere come sei messo sotto, va. E dai, andiamo, levati questi pantaloni. Di merda. Che hai detto, zio, scusa? No, niente, stavo a pensare qui, ragazzo, tu. È un bertimetto, Che iarda. Luca, mi dispiace che non siamo venuti prima quando ti sei sentito male, ma non potevamo lasciare Vincenzo da solo. Che sognavi prima tu? I fulmini, i lampi, i tuoni. E niente, è come se mi stavo sognando, non so... E i tuoni e i fulmini rappresentano per la tradizione la resa di fronte alle eventi o persone a noi superiori! L'atto di ripararci rappresenta la nostra debolezza interiore! La nostra incapacità di agire! A Vincenzo è un cazzo da farsa, è un filosofo, un poeta, un artista, uno scrittore! Bravo a papà tuo, mai! Spostate il tavolo! Scusate, io dovrei andare al bagno. Ah, e t'accompagno? L'accompagno. Tre volte te l'ho detto, che capito? Tre volte! Che hai mai detto? E poi te mi devi spiegare una cosa, mi devi spiegare perché? Per star con te devo passare per tuo padre, tua madre, i parenti tuoi. E poi Vincenzo che c'ha? Mi spieghi non c'ha? Sei tu che non ti sai muovere, non ti sai comportare, non so sta in mezzo alla gente. Non sai né parlare né state zitto, devi ammetterlo, sei un immaturo. Che poi pure te, ma la famiglia tua, ma tu fai, zato, ma che stai a dire? Basta, vado a pisciare. Fanculo. Luca. Oh, me lasci, papà!
tempo che ti sei sognato. Dove sto? Dove stiamo? Non mi ero accorto che ci eravamo spostati. Luca, stavo a parlare prima con Prisca. Sarebbe arrivato il momento di sistemarti. Per un domani migliore. Per un futuro. Certo, mia figlia, c'era uno con pezzi di pane la sera che io porto a casa, no? Mio padre vorrebbe prenderti a lavorare con lui. Beh, non sei contento? Un lavoro d'agenzia, attacchi la mattina alle 7? Stacchi alle 8 di sera. C'hai sempre i soldi in tasca. Esci con la ragazza, gli paghi il cinema, il ristorante. Fai vita da babbo. Ma Luca, parliamoci chiaro, tanto qui lo sappiamo tutti. Tu una laurea non la prenderai mai, non ci piamo per culo, non ci piamo. Quanto cazzo deve andare? Sì, in effetti è un po' dura, però... Sai che la donna guarda soprattutto la tasca e l'uomo, la donna è fatta così. Le donne sono tremende. E poi da quando starà a spararsi razzi sulla luna non ci si capisce più un cazzo con le stagioni, capito? Ognuno deve lottare per vivere, Luca. La vita è fatta così. Beh, non dici niente? Iniziamo lunedì. Oh! Il fatto fondamentale, no? È che ci sarebbe un problema. Il problema siete voi. Come sarebbe a dire? Cioè io, lavorando con voi, no? Dovrei vedervi tutti i giorni. E dovrei sopportare le vostre facce di merda. Ma che cazzo stai a dire, stronzo? Ma vatti a far curare te, tu madre e tutta la famiglia tua, rincoglionito no, che non no, no, un attimo. Ma che modo di parlare questo? Vattene a piantare il culo, stronzo! Aspettate, ma aspettate un attimo! Zitto, merda, fallo parlare! Vaffanculo! No, aspettate un attimo, aspettate, ma... Vincenzo, no? Ma io avrei due o tre domande che mi sono posto da quando sono arrivato, ma... Ma è matto, è toccato! Cioè, perché qua non dice niente nessuno, pare tutto normale. È pazzo, no? Cioè, è completamente pazzo, no? È un cerebro leso! Prisca, vedi, lui è un cerebro leso! Vincenzo! Torna a papà! Oh. Vincenzo! Tanto tu vai! A te t'ammazzo! Vincenzo! Vincenzo mio, torna! Vincenzo! Fermate, Vincenzo! Io ce l'ho messa tutta. Pensavo di farcela, ma... Poi... Ma è meglio così, ma... No?